teorie del complotto, affascinanti quanto interessanti anche dal punto di vista psicologico. Sono infatti proprio alcuni processi psicologici quelli che vengono messi in atto quando all'interno della nostra mente comincia a insidiarsi l'idea di abbracciare una teoria cospirazionista. Oggi vediamo insieme come nasce una teoria del complotto. Innanzitutto mi presento, io sono Victor, ho 24 anni, sono un ingegnere aerospaziale e mi occupo di divulgazione spaziale. Oggi sono qua per analizzare insieme a voi quali sono i processi psicologici che portano alla creazione di teorie cospirazioniste. La prima cosa da tenere a mente quando si parla di complottismo è il fatto che questi ragionamenti si fondano principalmente sui bias cognitivi, ovvero quei processi mentali che ci inducono ad elaborare schemi e correlazioni che possono essere fuorvianti. Sulla base di questo si crea il famoso antimetodo, ovvero quel metodo di analisi dei fatti che è semplicemente l'opposto del metodo scientifico. Ma andiamo per ordine. La prima cosa di cui voglio parlarvi è il principio di coerenza. Il nostro cervello è programmato per elaborare e produrre continuamente degli schemi che ci aiutino a capire e analizzare la realtà che ci circonda. In questa maniera il nostro intuito ci fornisce delle risposte continue a prescindere da quali dati e quali informazioni siano in suo possesso. Infatti siamo costantemente bombardati di informazioni e avvenimenti dal mondo esterno che analizzare in maniera scientifica richiederebbe veramente una quantità di tempo ed impegno spropositati. Per questo motivo il cervello tende a creare degli schemi basati sull'esperienza, quindi su quello che già conosciamo. E questo viene fatto in qualsiasi situazione, anche quando le informazioni in nostro possesso sono veramente minime. Questo perché per il cervello è preferibile avere un qualsiasi schema piuttosto che non averlo affatto. Quindi, in base alle informazioni in nostro possesso, il cervello cercherà di riprodurre, di ricreare una storia che sia coerente, uno schema che sia utilmente ripetibile. Facciamo un esempio per farvi capire di che cosa sto parlando. Se per esempio sto cercando di informarmi su quello che è accaduto l'11 settembre e le prime fonti da cui attingerò le mie informazioni sono delle fonti che abbracciano le teorie complottiste, allora la mia idea sull'argomento deriverà sicuramente dalle informazioni che ricaverò. E siccome molto probabilmente non ho le competenze tecniche per poter capire quello che sta succedendo, il mio cervello tenderà a creare una teoria sulla base delle sole informazioni che sto avendo in quel momento. Come dicevamo prima, infatti, il cervello non ha il dovere di vagliare le ipotesi, ma semplicemente di creare uno schema che possa essere ripetibile, che possa essere coerente, che possa essere sensato e che possa darci delle risposte. Il che ci porta al secondo punto, ovvero il principio di conservazione. Una volta che infatti una certa idea si è instillata nella nostra mente, sarà molto difficile sradicarla. Questo ci capita tutti i giorni. Quanto è difficile discutere con una persona e fargli cambiare idea? Praticamente impossibile. Rinunciare infatti a uno schema mentale significa anche per il cervello rinunciare alla possibilità di comprendere ed eventualmente di prevedere il fenomeno. Questo significa che il cervello farà tutto ciò che è in suo potere per conservare lo schema che si è creato. Nel caso delle teorie complottiste, il cervello comincerà a muoversi per individuare quelle prove che confermano già la sua teoria o che possano essere facilmente infilate all'interno del suo schema mentale e mantenere comunque una storia coerente. Questo si collega molto al fatto del cherry picking, ovvero la selezione arbitraria delle prove. Io, in quanto persona che crede alle teorie cospirazioniste, crederò a mia volta solamente a tutte le fonti che confermano quello che io già credo. Questo ovviamente è totalmente contrario al metodo scientifico. Infatti si parte da un'ipotesi e si cercano delle prove che possano avvalorare quell'ipotesi. Non si usano le prove per confermare la validità o meno dell'ipotesi iniziale, ma si parte piuttosto dal considerare l'ipotesi iniziale come già vera e semplicemente cercare delle prove che confermino quello di cui già siamo convinti. Un altro sistema per avvalorare i nostri schemi è quello del principio del riadattamento, cercare delle prove che possano eventualmente essere riadattate. Mi spiego meglio: se troviamo una prova, diciamo una qualunque considerazione sull'argomento, se questa prova può essere in qualche modo interpretata per favorire la nostra ipotesi, allora quella sarà esattamente l'interpretazione che daremo, anche se molto spesso risulta chiaro che quell'interpretazione non sia quella corretta. Questo avviene utilizzando diversi bias cognitivi, come per esempio quello dell'ancoraggio, ovvero ancorarsi per l'appunto all'ipotesi iniziale e poi cercare di riadattare tutto quello che succede nell'intorno di quell'ipotesi per far sì che l'ipotesi risulti veritiera. Oppure il bias dell'apofenia, ovvero creare delle correlazioni fra prove diverse che quindi mettano in comunicazione più prove con l'ipotesi iniziale, ma che in realtà non hanno
assolutamente niente a che vedere l'una con l'altra. E infine semplicemente semplificando il problema, ovvero riducendo la complessità del problema al minimo. Più è semplice il problema, più sarà facile riadattarlo. Facendo un piccolo esempio, il terrapiattismo. Se siamo su una spiaggia e guardiamo verso l'oceano, non potremo vedere la curvatura. E questa cosa è perfettamente coerente con l'ipotesi della terra piatta. E la sola coerenza di questa ipotesi con la prova basta ed è sufficiente a far sì che la prova venga considerata come attendibile. Non importa che in realtà il fatto che la curvatura non si veda ad occhio nudo è spiegata dalla fisica, dall'ottica, dalla prospettiva e da tante altre componenti scientifiche. In questo caso si semplifica al minimo la prova, al minimo il problema, in maniera tale che possa risultare molto più riadattabile. Un altro principio molto interessante delle teorie complottiste è quello del ragionamento a compartimenti stagni. Infatti una peculiarità che coinvolge praticamente tutte le teorie cospirazioniste è quella di avere un certo numero di prove che apparentemente prese singolarmente possono anche avvalorare in qualche modo il complotto stesso, ma che quando vengono raggruppate a creare una soluzione alternativa degli eventi portano a dei risultati completamente illogici e molto spesso anche a delle contraddizioni. Facciamo un esempio sempre portando il terrapiattismo. Secondo le teorie terrapiattiste, sopra la terra piatta c'è una cupola protettiva che ci separa dallo spazio esterno e proprio per questo motivo gli esseri umani non possono mai essere andati nello spazio. Alla stessa maniera i terrapiattisti non credono allo sbarco sulla Luna, proprio per il fatto che materialmente non sarebbe stato possibile andarci, ma in realtà se andiamo a scavare bene nelle teorie terrapiattiste scopriamo che molte persone affermano che la Luna si trova in realtà all'interno di questa cupola secondo il loro modello. Ma se fosse veramente così, allora la cupola non avrebbe dovuto impedirci di arrivare sulla Luna. Questo è un esempio di contraddizione che risulta dal fatto che le prove vengono analizzate in maniera singola e poste non una di fianco all'altra, ma una sopra l'altra. Praticamente il ragionamento delle teorie cospirazioniste è: più prove e più dubbi riesco a seminare e più dubbi riesco ad accumulare e più questo avvalora la mia ipotesi. Ma in realtà non funziona esattamente così. Mettere più dubbi possibile e accumulare questi dubbi uno sopra l'altro non significa avvalorare l'ipotesi iniziale, soprattutto se quando queste prove messe una di fianco all'altra e quindi collegate in maniera logica secondo una ricostruzione degli eventi portano solamente a un risultato che non avrebbe senso o addirittura contraddittorio. Bene ragazzi, il video di oggi è finito, spero che vi sia stato utile e che vi sia piaciuto. Tutto questo è per dire che molto spesso informarsi in maniera corretta è molto complesso e i nostri bias cognitivi tendono a remarci sempre contro. Quindi mi raccomando, quando è il momento di informarsi, sforzatevi un pochino di più. Non subite le informazioni passivamente, semplicemente facendovi gettare addosso le informazioni, ma siate attivi nell'informarvi. Cercate una fonte in più, risalite all'origine della notizia, impegnatevi il più possibile per evitare di cadere nei vostri bias cognitivi. Io sono Victor, passo e chiudo e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!